Carissimi, ci ritroviamo tra le pareti della Santa Casa, questa Santa Casa che San Giovanni Paolo II l'ha definita proprio santuario dello Spirito Santo, perché testimone del mistero dell'Incarnazione. Ecco, tra queste pareti lo Spirito Santo è disceso su Maria, l'ha adombrata con la sua presenza e ha portato la presenza di Gesù nel grembo di Maria. E Maria è diventata la casa per eccellenza che ha portato Cristo al mondo intero e a ciascuno di noi. Ecco, da questo luogo noi oggi vogliamo invocare lo Spirito Santo anche con quanti sono sintonizzati in ogni parte del mondo, perché ci aiuti Maria ad essere come lei, disponibili ad accogliere lo Spirito Santo di Dio che scende su di noi in questa Pentecoste 2021. È lo Spirito di Gesù risorto, è lo Spirito che ci aiuta ad affrontare le difficoltà, è lo Spirito che ci aiuta a superare le paure, è lo Spirito che ci aiuta ad andare avanti sulla strada di Cristo, a vivere con Cristo e in Cristo, come ha fatto Maria. E allora ci aiuti lei ad essere davvero aperti a questo dono dello Spirito. Lo invochiamo con fede. Vieni Spirito Santo, riempi i nostri cuori e donaci la forza del tuo amore. Vieni Spirito Santo e sia Maria ad aprire il nostro cuore perché la nostra vita diventi missionaria come la sua. Ciascuno di noi, nel posto in cui si trova, con i doni che ha ricevuto, diventi dono sempre di più. Riceviamo il dono dello Spirito perché ciascuno diventi come Maria un dono per gli altri. E Maria è stata un dono perché si è donata tutta a Dio, tutta di Dio e tutta per noi e tutta per suo Figlio. Ecco, chiediamo la grazia a Maria di mettere anche la nostra cooperazione, il nostro sì, di collaborare con noi alla presenza dello Spirito Santo che ci è dato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E chiediamo in questo giorno particolare della Pentecoste il dono delle vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie e al sacramento del matrimonio. Tutte vocazioni che costruiscono la Chiesa, la realtà vivificata dallo Spirito, resa sempre giovane nonostante la nostra povertà, la nostra fragilità, perché la Chiesa è sempre il capolavoro dello Spirito Santo compiuto col materiale, diciamolo anche, scadente che siamo tutti noi. Ma ciò nonostante il Signore opera sempre cose meravigliose se noi ci rendiamo disponibili a Lui. Invochiamo l'intercessione di tutti i santi che sono i nostri amici che hanno davvero accolto come Maria il dono dello Spirito Santo e hanno corrisposto generosamente a questo dono. Se l'ho dato Gesù Cristo. Sì.